Salve a tutti i pinguini! Oggi sono tornato con Lucilla perché avevo bisogno della sua esperienza. Che tipo di esperienza ho bisogno? Esperienza nel rispondere di merda a commenti di merda. La fattispecie della sua esperienza furiona. Federico, che è dietro le quinte, ciao! Sa molto bene che Lucilla è un po' furiona. No, un po'. No, ma che dici? Poco. E molti non sanno che lo sono pure io. E quindi... Un secondo, ti sei spento lo schermo, è normale? Non ti preoccupare, io ho qua il ritorno. Okay. E quindi, quello di cui avrò bisogno oggi, la tua esperienza, è perché voglio andare a leggere i commenti, ma solo quelli un po' speziati. Bellissimo, cioè io non vedo l'ora, è proprio il mio habitat. Allora, io ho fatto una selezione di commenti speziati, quindi furioni, e iniziamo dal primo che non è tanto furione, diciamo, solo per... come antipasto. Io ho una domanda. Se sono furioni su qualcosa di tecnico e specifico, io rispondo al furione e tu rispondi al tecnico specifico, come sappiamo qua bene su questo canale, io non so... Ma tu vai, tu vai, 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 lasciati andare! Esatto, basta che non mi scorreggi me su... Lo molli. Me lo molli! Allora, il primo commento a cui tra l'altro ho pure risposto, però magari lo facciamo qua in un video, è stato messo sul video in cui io spiego C Sharp in un'ora. Il commento è: ma non ti piacciono gli string builder? Sommando continuamente le stringhe con più, forse la locazione di memoria ogni volta, o sbaglio? La risposta era, sì, l'ho utilizzato nel video precedente. Cioè, vattelo a guardare. Mi dai visualizzazioni? Esatto. Non fai finta di non sapere niente. Esatto. Poi questo, o sbaglio, passivo-aggressivo, così. Può essere giusto il suo punto, ma il punto non è quello, è che io l'avevo introdotto nel video precedente, non andava a rifarlo in un altro video in cui in C-Sharp avevo altre robe da fare. Ma ha seguito tutte le lezioni? No. Male, no. Molto male. Due. No, dai, a me dagli un 3 perché quello mi segue. 3 più. Benissimo, adesso andiamo a vedere un altro commento furione. Cioè, fammi capire, nel senso, tu ora stai facendo il video, però non è che ti sei selezionato i commenti. Tu vai a braccio e quando lo trovi... No, vabbè, vabbè. Allora, se questo video, la parte della versione integrale mai viene fuori, è un co***o. Cioè, perché organizzazione è? Nessuna. Allora come puoi blastare sta gente? Cioè magari se lo merita, no? Io posso. Questo non è un commento furione, però lo voglio dire ugualmente. Sul video in cui parlo di AirJet, era un video credo dell'anno scorso ancora, uno scrive Forza Calabria. Ma sicuramente Forza Calabria, non ho capito. Forza perché. Calabria, ma Calabria... Forza Calabria cosa? Calabria basket, forse la cibolla, forse la cibolla. No, per la cibolla siamo d'accordo, cioè cibolla di Tropea. La regione Calabria, cioè... Ecco la C grande, cioè, quindi fai tu. Con Calabria, che ne so, potrebbe essere Reggio Calabria, è una squadra, non posso capire. Per la cibolla siamo d'accordo comunque. A voglia. Questo lo considero un commento furione, anche se non è un commento furione verso di me. Ho fatto un video su Windows Me, Windows sta per Millennium Edition. Siccome mi si scrive a me, questo utente ha scritto, io lo chiamavo Windows Merda. Ha sbagliato perché nel 2023 è merdu. Meglio se uno dice a merdu. No, cioè, per forza, scusate raga, parte che l'inclusività, ma poi l'inclusività dovete aver visto Boris, altrimenti, cioè, oggettivamente, non so, sparite dal pianeta. Ora qua iniziamo quella sezione di commenti, che ce ne sono un paio, in cui le persone si permettono paroloni, roba di questo tipo. Ah, ma perché non fai così? Ma perché non fai così? Ah, techno-slaming, tipo. Poi quando gli dici, ok, perché non lo fai tu? Spariscono. Ok, questo è un video di Breaking News, in cui parlavo di WhatsApp e dei proxy, in cui mi lamentavo di... Non mi ricordo per quale motivo, di dove Premiere, vabbè, ma non c'è bisogno di un motivo, se io mi lamento. Esatto. Questo utente scrive, ma sei sempre su il mattone di Premiere, io ormai l'ho abbandonato e sono passato a DaVinci, sia su Linux che su Windows 11. La mia risposta la leggiamo, se avessi il tempo di impararlo.
ma perché non me li mandano loro questi video? Sì, cioè, veramente. Cioè, io vi do il girato e poi ve la sbrigate voi, cioè, nel senso. Ma poi da che mondo nel mondo, cioè, si sente che Adobe Premiere è tipo il top, no? È tipo una di quelle cose. Ah, io lo considero il top per un ambito semi-professionale. Ci sono quelle che fanno anche dei film sopra Premiere, ma esistono altri programmi. Il film di Boris. Oh, ma qua vedo una battaglia proprio... Dai, allora... Una gara alla ciabola. Ora lo metto a schermo. Vedete qua c'è un thread lunghissimo. Allora, qui è stato un commento botta risposta. Poi ho visto che era quel genere di persone che voleva sempre avere l'ultima parola. Io su questo video parlavo della RAM e la RAM ha dei tempi di latenza. Un po' come il cervello di Federico. Ma sì. Cose e persone nominate in questo video sono di fantasia. Puramente casuali. Puramente casuali. È presente quando Federico lo fa? Come no, guarda. Processa, no? Buffering. Esatto, quindi. Ma non è che tutti possono essere un Apple Mac Pro, MacBook Pro. Io sono un Windows Vista, un Windows. Disse seduto con il MacBook Pro sulle gambe. Cioè, non capisce neanche la tecnologia che usa. 2014 questo computer, ok? Anzi, 2012, va bene? 2012, proprio lui è moderno perché ancora non ci è arrivato. L'altro, voi non lo vedete, ma il suo Mac ha ancora il lettore CD. Che comunque, ammettiamo, cioè, era una cosa... Figa, sì. Figa. All'epoca, sì. Possiamo iniziare? Vabbè, quindi questo utente mi riprendeva su perché io ho detto che la RAM ha 4 tempi di latenza. Mm-hmm. Allora, andiamo a leggere il suo primo commento. Comunque, affermare che i tempi di latenza di una RAM sono 4 è sbagliato. Io faccio un po' di interpretazione. Va bene, è meglio. Perché l'ha scritto in calabrese, quello di prima? No, no. In realtà... sono di più, magari sarebbe stato più corretto dire che quelli sono i principali. Cioè le minuzie proprio qua, si va il pelo del c***o, la cosa di silicio. E io, questo commento per come era posto, non era sbagliato. Io ho risposto, beh, se dobbiamo essere puntigliosi allora dovrei correggerti a mia volta dicendo che sono quelli riportati dal produttore. Questi 4 perché li riporta il produttore, che poi sono quelli che mostra il video diverse volte. Risposta AFK: no! Sono quelli principali! Stop! C'è pure lo stop. Sì, stop. Cioè, scritto. Che poi siano riportati dal produttore o Pingo Pallino non cambia nulla. No, è Pingo Pallino. Pingo. Ah, Pingo. Pingo. Ah, vero, Pingo. Mica se li riporta il produttore non sono più valori primari. Non è quello che ho detto io comunque. Esatto. Comunque, non è quello che... Questo era il punto. Esatto. Allora io, da persona che mi reputo matura con un minimo di dottorato, ho detto, bene. Io te la farei una pernacchia. Aspetta. Qui c'è la parte bella. Bene, farò un video rettifica. Trovami tutti i valori di latenza della mia RAM e lo farò. Ecco il mio modello e poi ho messo il modello di RAM. La risposta. Poi non è una questione di essere puntigliosi. Ah no? No. Perché non si parla di una mancata precisazione, ma di un'affermazione sbagliata. Io! Io! Capital letters. Tutto. Io! Posso dire esiste il colore viola. Questo non esclude l'esistenza di altri colori, mentre dire che i colori esistenti sono due, viola e arancione, questo implica che non ci siano altri colori. I tempi di latenza sono 4. Poi specifico che è un video nato per precisare alcuni errori di un altro video. Ma mi viene da dire che forse le persone un minimo informate, quando sentono una cosa del genere, ma anche quelle un minimo non informate, cioè non basta quell'informazione. Ma poi questa teoria dei colori, così, ma chi è Wolfgang Goethe che deve fare? Maestro, sicuramente la moglie. Poi? Cazzo! Io non rispondo e lui infierisce. Il mio commento si riferiva solo all'affermazione sbagliata, non al fatto che lei slash tu dovesse specificare tutti i valori, perché sarebbe abbastanza impossibile. Ah, ora è impossibile? Ora che ti ho messo il numero, ora è impossibile. E così ti piace vincere facile. Dato che spesso i produttori non li dichiarano mai tutti e bisogna trovarli utilizzando programmi terzi BIOS. Io non so cosa dire. Ma forse neanche. Lasciamo perdere. Ah beh... se è impossibile per te, deve essere possibile per me. E chi ero? Il figlio di Mazinga. Semicita. L'ho scritto.
Alright mate, torna a montare il video che è molto più importante di questo thread, che da quando ti ho chiesto di aiutarmi a fare una rettifica ti sei tirato indietro parlando di colori viola e arancioni. È la verità. Leggiamo l'ultimo. Non lo so, a me mamma è già l'incipit dell'ultimo, è bellissimo. Cioè, prima c'è la stop, ora c'è... Alta! Ci fermiamo! Ci mancava solo Achtung! Verboten! La spiegazione che ti ho dato l'ho fatta solo per renderti più chiaro il concetto. Che l'ho splenato. E aggiungo che l'ho mandata nell'esatto momento in cui mi hai risposto, quindi riferendomi al commento di prima, non a quello attuale. Aggiungo che i valori sono difficili da reperire per chi non ha ancora acquisito la RAM. Acquistato. Vabbè, acquisito, beh, scusami, no, sono nel disagio, lo sai. Ma sì, no, hai ragione. E poi fammi sbagliare, così lui poi mette un altro video. Ok, dico allora, leggo male. Leggo, da questo momento in poi leggo male di proposito. Acquisito la RAM, mentre per te è difficile. No, in realtà è scritto facile. Scaricati ASRock, è il programma dei Flintstone. Cioè che va, devi immaginare, c'è una persona dentro il computer che lo manda. Scaricati ASRock Timing Configurator, ne esistono tanti programmi che svolgono una funzione simile. Allora, questo commento è tra l'altro il motivo per cui ti ho contattato, perché organizziamo questo video con l'uscita da diversi mesi, poi un colpo se ne vanno in Italia, un colpo hanno la luna di miele, e quindi poi i commenti furioni si sono, diciamo, accumulati. Però io, quando ti ho contattato, volevo fare un video furore, era per questo commento, che infatti lo lasciamo come ciliegina sulla torta. Bellissimo. Ok, questo è un video in cui parlavo, faccio vedere delle robe in C o in C++, non mi ricordo, okay. Però uno di questi linguaggi. Ovviamente non ricordo qual è esattamente il video, però metterò come al solito la miniatura qui sopra. Sei pronta? Vai, guarda, non vedo l'ora di sapere per cosa mi hai pensato per fare questo video. Beh, a questo qua che si chiama VB Extreme. Ah. O VB Extreme al quadrato. Ah, che fai tu. Ora, praticamente in questo video io facevo, tra le altre cose, mi ricordo che facevo la comparazione di numeri a virgola mobile. Se tu ti ricordi quando ho programmato in Python, no, tipo 3.5. Sì, ok. Io facevo la comparazione, tipo facevo una variabile uguale a 3 o a 3.5 o a 4. Mm-hmm. Quindi questo è il contesto. Ok. La comparazione dei floats non si può guardare. Con trattino W extra dovrebbe dirtelo anche il compilatore. La mia risposta è stata normale. No, politically correct. Provalo e... No, scusi, no. No, non era questo il tono. E ho detto, provalo e poi mi dici. Ma quale sarebbe il problema di confrontare qualche float? Ora, io lo so. Ma tu vuoi... Però, in quel... il caso del mio video fa un'eccezione. Che lui... Non ci arriva, non ci arriva. Vabbè, lo devi mettere alla prova. Ora, noi leggiamo il thread. Ti spiego il suo problema. Mm-hmm. Ti spiego perché sono l'eccezione. Mm-hmm. Perché quello che dice lui è giusto. Mm-hmm. Ma io rientro in una casistica di eccezioni, quindi alla fine va tutto bene. A posto. Scusa la mia risposta tardiva, infatti vedi quanto tempo dopo mi ha risposto. Scusa la mia risposta tardiva, ma YouTube non mi segnala se qualcuno risponde ai miei commenti. Un amico mi ha segnalato la tua risposta e quindi mi sembrava doveroso esplicitare meglio. Speriamo che questo amico anche ti segua, così. Sì, spero di sì. La risposta alla tua domanda ti viene data dal compilatore. Se provi a compilare con i warning aggiuntivi, ti segnala che la comparazione tra i floats non è una buona pratica. Ma questa non è la risposta alla mia domanda, è perché non è una buona pratica. E io rispondo... VB Extreme, come me saprai pure il motivo per il quale non è la buona pratica. Puoi dettagliare meglio il perché? Ora, qua lui mi dice, se elimini i messaggi cordiali e senza insulti, gli altri utenti potrebbero non seguirci. Non è una gara a chi ne sa di più, ma è un viaggio che possiamo percorrere insieme su come comprendere meglio il linguaggio. Tu lo vuoi il compagno di viaggio? Ora, lui dice che ho cancellato i messaggi. In realtà io non li ho cancellati, siccome lui aveva del codice in C, ero andati messi nel quello che io devo esplicitamente approvare. Ok. In quelle da approvare. Ecco, c'è ancora la sua risposta. Ok. Praticamente la sua risposta, vedi qua lui cosa fa? Lui fa questa cosa qua, lascia vedere che c'è. Però lui, se tu fai 0.3 per 3 più 0.1 uguale a 1, significa tu
hai questa espressione che la puoi confrontare a 1. Matematicamente 0.3 moltiplicato 3 fa 0.9 più 0.1 fa 1, mm-hmm. matematicamente. Mm-hmm. Se questo confronto è vero darà true o 1 in C, okay. Se confronto è false darà falso e 0. Infatti lui ci darà 0, nonostante che questa roba qua dia 1. La dimostrazione è data da questo problema qua. Spero non concedere anche questo messaggio. Non l'ho cancellato. Non è stato mai cancellato. È nelle risposte da revisionare che io potrei approvare. Ma perché avrei dovuto? Se tu pensi che io lo già a prescindere li cancello. Pazienza. Cara Lucilla. Sì. Noi possiamo fermarci qua mm-hmm. e poi riprendere. Quindi do la mia text-planning. Mm-hmm. Oppure ci godiamo il messaggio e poi vediamo... No, godiamoci i messaggi, che io sono... Io lo sapevo, io! Sono molto entusiasta del thread. Ora, questo altro utente, che a me mi è sempre sembrato che fosse il suo amico, mm-hmm. dice, proprio così, sprezzante, chiedilo a ChatGPT. Cioè l'intelligenza artificiale che risponde, cioè certo. Che chatti veramente col computer in quel caso. Vabbè, l'ho fatto stamattina. Comunque, secondo me ti risponde per me è la cipolla. Anche secondo me. Allora, io dico, amico... La mia risposta del motivo per cui ti sbagli l'ho fatta settimane fa in una storia Instagram, che tra l'altro mi ricordo che tu hai visto. La tua occasione di capire perché quello che sei nel torto, ho scritto male qua, mm-hmm. e mi ricordo perché l'ho scritto male. Che eri furione. Era una sera del mattino, mi ero appena svegliato. vabbè, capito di scrivere male i commenti. Sei nel torto, non hai colto la palla al balzo, mi dispiaci. Rimani nel tuo, cioè rimani proprio... nel tuo. Risponde al suo amico che mi dice di chiederlo a ChatGPT. Io dico, no grazie, lo so da me, te lo lascio come compito per te. Oh, la faccina passiva aggressiva, guarda, se mettevi quella la stessa pagina al contrario, secondo me era tipo... Qui c'è poi l'ultima perletta. Il furione. Esatto. Io posso sbagliare, il compilatore no. Con W all e W extra magari passa il tuo codice anche a scan build. Dato che sia il compilatore che lo static analyzer, considerando la comparazione tra flots un problema, io continuerò a ritenerla una cattiva pratica. I miei 5 centesimi. Mic drop. Lucilla. Allora. Se tu leggessi questi commenti, tu mi dici sei un co***o. Mm-hmm. Ti sei impuntato su una cosa sbagliata. Mm-hmm. Nonostante che io stessa dico che ha ragione. Mm-hmm. Però. Il problema qual è? Però perché il codice che ho fatto io in quel video, quella pratica non è sbagliata? Semplice. Tu hai visto che per provare questo utente il suo punto ha utilizzato un'espressione. Mm-hmm. In generale, in qualunque linguaggio di programmazione, quando tu fai A più B e hai due floats, molto spesso B più A potrebbe essere un numero diverso. Mm-hmm. Per motivi di approssimazione. Ok. Quindi se già una semplice commutazione può avere un stato diverso, immagini tu fai molte, mm-hmm. molte moltiplicazioni. E infatti io non ho testato il suo codice, ma perché lo so che quello che lui dice è vero. Mm-hmm. Un valore float calcolato da espressione a runtime, cioè durante l'esecuzione di un programma, potrebbe dare un valore approssimato che dal punto di vista matematico-analitico è diverso. Mm-hmm. Perché quell'espressione tipo 0.3 moltiplicato 3 più 0.1 matematicamente dal punto di vista analitico fa 1, non c'è niente da fare. Quindi quando tu fai un'espressione con il floats, in generale non ti aspettare che il risultato sia a come magari tu lo calcoleresti proprio dal punto di vista analitico con la carta e penna. Ok. Però! Siamo attenti. Io confronto valori costanti. Tu ti ricordi qui delle variabili? Sì, vagamente. Però esistono in programmazione anche le costanti. Che sono delle variabili che tu il valore lo segni una volta e non cambia più. Ok. Quindi se io confronto 3.5 con 3.5, perché noto c'era 3.5 in quel video, quelli sono valori costanti, non c'è un'espressione che li calcola. Mm. Quindi il confronto è sempre valido. Se sono costanti e tu confronti i due float che sono valori costanti, non c'è un'espressione, perché lui ha dimostrato quell'espressione. Quello è giusto. Cioè quello dice lui è giusto. Quello sarebbe stato sbagliato fare una cosa del genere in programmazione. Mm-hmm. Confrontare due float di cui uno viene da un'espressione. Ma io in quel video confronto due costanti, due float costanti. Si vede, non ha capito le minuzie qua. Ma cioè 3.5, 3.14 oppure sala Madonna. Alla N. Costante
può essere un float, può essere un double, cioè la differenza tra float e double che non c'è in Python, semplicemente float e single precision, double, double precision, per avere numeri più precisi. Però la stessa cosa vale sempre per i double, cioè se tu con i double hai dei valori generati da un'espressione, danno sempre problemi di approssimazione, confrontarli sbagliando, ma se sono valori costanti, il compilatore lo sa che quelli sono valori costanti, perché io ho provato a compilare con trattino W extra e GCC, problemi non mi ne ha dati, perché quando lui mi ha detto usa trattino W extra, io l'ho fatta io e non mi ha dato nessuno, no errore, warning di compilazione. Perché c'è differenza fra warning e errore? Warning significa che tu stai facendo questa cosa che ti può dare dei problemi, io te lo faccio sapere ma vai avanti. E errori sono le schermate rosse che ti piacciono tanto, che ti fanno il panico. Esatto. Ora i 5 centesimi cosa ne fa lui? Se li mette lì? Bellissimo pinguini. Io ringrazio Lucilla per la sua furiosità. Grazie, e Federico, non c'è di che, quando per la sua voce fuori campo, per aver prestato il suo vocione. E ora Lucilla, un annuncio. L'annuncio che ha Lucilla è che ho disegnato un pinguino che dovrebbe essere il nuovo logo del canale. Ok. Sarà il logo invernale / autunnale, poi per la stagione estiva primaverile ce ne sarà un altro leggermente diverso, però insomma c'è un logo. Benissimo pinguini, io vi ringrazio come al solito per aver ascoltato le nostre robe furione fino a questo punto. Cosa vuoi dire in conclusione? No, niente, io saluto perché devo tossire, quindi va bene. Ciao.